il Tribunale di Padova in collegio, quindi un collegio costituito da 3 giudici, hanno confermato l'ordinanza che era stata emessa da altro giudice del Tribunale di Padova, che accerta l'illiceità dell'appalto intercorso tra Acegas e la Casona, la cooperativa La Casona. Cosa significa? Significa che i dipendenti della cooperativa La Casona, che sono i 4 lavoratori che per 10 anni hanno spazzato le piazze e le vie del centro di Padova, sono considerati e devono ritenersi dipendenti diretti di Acegas fin dall'inizio. Questo significa che l'appalto che è intercorso tra La Casona e Acegas per anni, per lo spazzamento delle strade, è illecito. Vuol dire che in sostanza Acegas ordinava direttamente che cosa fare a questi lavoratori, ne disponeva come se fosse stato e come effettivamente è il loro reale datore di lavoro, ed ora il giudice, il Tribunale di Padova, ha accertato l'esistenza di questo rapporto di lavoro anche dal punto di vista formale. Già dal contratto d'appalto si poteva, e così ha ritenuto il giudice, ritenere che l'appalto fosse illecito. Mi spiego meglio, nel contratto d'appalto, quindi il contratto tra la cooperativa e Acegas APS, si dice già quanti lavoratori dovranno prestare servizio, da che ora a che ora, quali percorsi dovranno fare, non solo quali strade dovranno pulire, ma anche in quale ordine le strade dovranno essere pulite. Acegas si riserva il diritto di dare indicazioni anche da un giorno per l'altro, formalmente alla cooperativa, ma nei fatti direttamente ai lavoratori, su variazioni del servizio. E noi avevamo indicato nel ricorso che questo era effettivamente avvenuto. Quindi il giudice, diciamo così, di primo grado, quello che ha affrontato per primo la questione, ha ritenuto che l'appalto fosse illecito anche solo per come era stato costruito il contratto tra le due società, il che è molto interessante, perché nel momento in cui il contratto d'appalto non lascia alla cooperativa una libertà di organizzazione, ma gli dice esattamente come deve essere organizzato il lavoro, con 2 lavoratori dalle ore alle ore, facendo questo lavoro esattamente in quest'ordine, significa che sulla cooperativa non grava alcun rischio di impresa e alcun onere di organizzazione del lavoro, e quindi che non è un vero datore di lavoro, ma che è un datore di lavoro fittizio che si limita a fornire ad Acegas, in questo caso, dei lavoratori a cui Acegas fa fare quello che ritiene giusto, utile, opportuno, conveniente. Solo che le retribuzioni dei lavoratori sono sensibilmente più basse rispetto a quelle che avrebbero percepito se fossero stati dipendenti di Acegas, e soprattutto sono dipendenti di una cooperativa. Quindi ad Acegas, per liberarsi di questi lavoratori, basta interrompere il contratto di appalto. Ma non sono ben pagato, lavoro non ce n'è. Io non sono assicurato, lavoro.